europei e che ai fini di questa opinione non dobbiamo parlare di droni solo per quelli completamente autonomi rispetto a quelli non completamente autonomi. Da questo punto di vista possono esserci sicuramente le classificazioni internazionali o nazionali, da questo punto di vista per i garanti è la stessa cosa. Se sono droni e volano, i garanti ritengono di doversi interessare di questa materia. E quindi quali sono le caratteristiche di questi droni che interessano la privacy? La vedete qua, per esempio la grande varietà, no, di caratteristiche, capacità di trasporto, immagazzinamento, gestione, categorie di tecnologie diverse, le dimensioni, da cose minuscole a cose diciamo comparabili a un aereo pilotato dall'uomo. Ecco, il fatto, e lo dicevo già prima, che un drone possa o meno trattare dati personali, ma possa causare disturbo. L'ipotesi, per esempio, tipica: se un drone possa sorvolare una area privata, anche se non unito di tecnologie di trattamento dati personali, ma che possa disturbare la persona per il semplice fatto che il drone sorvoli quest'area privata, perché di fatto una riduzione della riservatezza, una limitazione della riservatezza della persona che vuole starsene infatti per fatti propri è evidente. E vabbè, poi tutti gli aspetti, diciamo, commerciali relativi alla gestione dei droni. Va bene. Dicevo che sono due termini, infatti, che definivo prima, e adesso introduco quest'altro concetto. È quella appunto del function creep, no? Della deriva funzionale. Dicono, e questo, guardate, è una questione tipica delle tecnologie, ogni qualvolta nasce una nuova tecnologia, essa nasce per una particolare finalità, questa tecnologia evolve e tende a svilupparsi determinando effetti assolutamente non previsti, non voglio dire non voluti, non contro, ma semplicemente non previsti fin dall'inizio. Un caso tipico, non in materia di droni, ma è il tipo dei social media. Il tipico caso è quello dei social media, no? Quando il più importante social network è nato tra un gruppo di studenti che volevano commentare le qualità delle colleghe dentro il proprio campus, e poi è diventato quello che è diventato, dove ormai le autorità garanti ricordano che non possiamo più parlare di una semplice, appunto, vedremo tra poco il concetto trattamento per finalità personali, così, per finalità, per interesse, così, solamente tra poche persone, no? Le casistiche sono infinite e le leggiamo tutti i giorni, ma per avere chiaro questo concetto bisogna che ricordo a tutti che il candidato alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti della precedente elezione di Obama, Sarah Palin, repubblicana ultraconservatore, insomma probabilmente non si sa se solo per questo ovviamente, ma ha avuto una gran botta dal fatto che la figlia della signora ha scritto su Facebook a pochi amici che era rimasta incinta, e nel giro di poche ore l'intero mondo sapeva che la figlia della candidata ultraconservatrice aveva la figlia incinta, no? E quindi
Questo è un tipico caso di deriva funzionale. Ecco, questo va detto in tema di droni, questo problema è sicuramente estremamente rilevante e quindi i garanti ci ricordano questa capacità di entrare nelle aree private, la capacità di muoversi in linea diretta, di saltare qualsiasi collegamento e legame, no, che noi abbiamo con la circolazione, il rischio di interconnessione tra grandi numeri di droni, anche di questo se ne sta parlando, addirittura si può parlare di sciami e di droni, una sorveglianza nascosta, fino a poter entrare nella, diciamo, nella sfera più intima dell'individuo, no? Queste sono definizioni, e i rischi di deriva funzionale ci sono in questa materia. È chiaro che quindi, quando, qua diciamo fino adesso stiamo un po' facendo filosofia, no? Ma quando parliamo della necessità di fare la Data Protection Impact Assessment, è evidente che questi rischi sono tutti rischi che vanno valutati, eh? Cioè devo capire cosa sto facendo, dove vanno le cose e quali sono le conseguenze, eh? Lo devo fare. Bene, esistono però alcune altre esenzioni, diciamo, o detto meglio in termini giuridici, l'ambito di applicazione della normativa sulla privacy è delimitato da alcuni aspetti che devono essere ben chiariti. Abbiamo già detto prima che non si applica la normativa quando vi è trattamento di dati anonimi, perché questo non consente la riconoscibilità nemmeno in diretta della persona e quindi non si applica la normativa. Dopodiché però esistono altre casistiche che la normativa a livello europeo, già oggi la vecchia direttiva europea, quello che vedete, gli articoli che sono citati sono quelli della direttiva europea che già oggi disciplinano il quadro generale, che prevedono un'esclusione di applicazione. Non si applica la normativa, non si applica la normativa il trattamento per finalità esclusivamente personali, e poi esistono eccezioni o regole particolari per le finalità giudiziarie, di polizia, di sicurezza dello Stato, e le finalità giornalistiche. Poi guardate, per finalità giornalistiche vedremo, le eccezioni sono molto, cioè ci sono differenti eccezioni molto particolari per le finalità giudiziarie, per esempio di polizia o di sicurezza dello Stato, sono cose completamente diverse. Però diciamo in termini generali non parleremo nella presentazione di oggi delle finalità giudiziarie, polizia e di sicurezza dello Stato, perché sono finalità molto specifiche, anche se qualcosa lo diremo. Delle finalità invece giornalistiche, manca una S, invece ne parleremo tra poco, perché c'è qualcosa di interessante. Siccome poi l'obiettivo della presentazione di oggi non è solamente quella di trattare astrattamente la materia e capire dove effettivamente si può fare, sviluppare e in che maniera il mercato si può proporre già oggi in termini di legittimità senza eccessivi rischi, è bene che qualcosa vada detto, e la diremo tra poco. Torniamo adesso invece però al concetto dei trattamenti per finalità personali. In applicazione della normativa europea, l'articolo 5 del codice della privacy ricorda che il trattamento per finalità esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione quando i dati, a meno che i dati non siano destinati a una comunicazione sistematica o diffusione. Questo cosa significa? Che se io ho il computer di casa mia, il cellulare mio personale o le foto di casa mia, io non sono, quello che faccio a casa mia non è soggetto all'applicazione normativa sulla privacy. E se ho le foto di famiglia e anche dei miei amici della vacanza che abbiamo fatto quest'estate, io ho dei dati personali, il volto dei miei amici nelle foto, ma queste informazioni non sono soggette all'applicazione della normativa sulla privacy, grazie a Dio, perché se no sarebbe veramente dura, perché stamattina chi c'era ha visto un po', ha toccato un po' con mano. Però con dei limiti, dice il garante.
dice, scusa, dice la normativa, e lo dico con un po' col fare e col dire poco legale e molto pratico, dice la normativa, non fare il furbo. Siccome io ti ho detto che non entro in vigore quando la finalità è per trattamenti esclusivamente personali, siccome tu potresti sostenere che sono tutto il mondo è trattamento per finalità personali e quindi alla fine chiamarti fuori per qualsiasi guaio tu combini, attenzione, se i dati li comunichi sistematicamente a qualcuno o li diffondi al mondo, io sono competente. Attenzione che questo non è una cosa secondaria anche in tema di droni. Nel momento in cui io sto riprendendo qualche cosa col mio drone che sorvola e lo sto pubblicando le immagini su un social network, è tutto un tema che adesso non vorrei approfondire perché sennò ci mettiamo un'ora solo per capire un po' come funziona, che poi il risultato sarebbe che non funziona, nel senso che non è chiara ancora la situazione, ma se pubblico su un sito queste cose, questo invece costituisce un trattamento di dati personali. Quindi se io ho ripreso col mio drone personale la gente che passa, uno che non c'entra niente, io dovrei applicare tutte le regole, compresa l'informativa, e ottenere il consenso, se no non lo potrei fare. Va bene? Nei casi di comunicazione sistematica e diffusione si applica la normativa. Quindi attenzione alla normativa sui droni. E poi due altri principi fondamentali. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. Cosa significa questo? I dati del tuo computer a casa tua, ti dice la legge, tu li puoi tenere e ci puoi mettere tutto quello che ti pare, ma hai l'obbligo di garantire la sicurezza di questi dati e risarcisci te i danni che hai combinato. Quindi se nel computer di casa tua ci stanno le fotografie del tuo amico di casa, tu c'hai il computer senza firewall o con un firewall non adeguato, ti entrano dentro, ti svuotano tutto e pubblicano la foto del tuo figlio di 2 anni su un sito web, tu pagherai i danni per quello che hai combinato. La gente non si rende conto delle conseguenze dovute a una conservazione non adeguata. Questo lo dico perché una parte molto importante dello sviluppo, cioè il mondo dei droni, diciamo, ha due grandi componenti, uno professionale e sta sviluppandosi molto rapidamente nella prospettiva di fornire servizi. E questo è il mondo professionale, quindi non stiamo parlando di questo, perché qua stiamo parlando di trattamenti per fini esclusivamente personali, quindi capiremo dopo quali sono le regole. Ma l'enorme grande componente, l'esplosione è stata l'anno scorso, a Natale scorso, elicotterini giravano da diversi anni a casa mia, ma il dronetto l'ho comprato anch'io per i miei figli, diciamo, no? Per i miei figli. E quindi c'erano delle foto, questi cosetti di poco costo, che comunque volano non proprio male e che riescono anche a scattare foto, immagini non malaccio. Devo tenere presente che questo obbligo di applicazione della normativa c'è e non ne posso fare qualsiasi cosa, pure perché, lo vedremo, già l'abbiamo visto all'inizio, diciamo una premessa, no? Per quanto riguarda i costruttori, ma lo vedremo dopo, questi obblighi riguardano non solo chi gestisce il drone, ma chi produce il drone, chi professionalmente utilizza il drone. Quindi tutti questi soggetti avranno degli obblighi e li dovranno rispettare. Hanno già degli obblighi e li devono rispettare. Bene, ma allora, di cosa stiamo parlando? Perché fino adesso ho detto parliamo di SAPR e parliamo di SAPR, non andiamo oltre perché non voglio, diciamo, ne parliamo dopo. Adesso però diciamo
Di cosa sono questi droni? Di cosa stiamo parlando? Roba che vola. Benissimo. Il regolamento ENAC di fatto, invece non di fatto, definisce la categoria generale dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, che sono appunto i MAPR, dove all'interno però troviamo la grande distinzione che ha un effetto pratico in termini di privacy, indirettamente ma ce l'ha, la grande distinzione tra le due grandi categorie, appunto. I SAPR, quelli di cui parlavamo prima, i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da un lato e gli aeromodelli dall'altro. Perché qua io sto evidenziando gli aeromodelli rispetto ai sistemi aerei a pilotaggio remoto? È perché i SAPR hanno una destinazione precisa per le operazioni specializzate, attività scientifiche, sperimentazione e ricerca. Mentre invece gli aeromodelli hanno una finalità per impiego ricreazionale o sportivo. Guardate che qua stiamo parlando di normativa ENAC, non stiamo parlando di privacy. Qua dobbiamo semplicemente capire quali sono le conseguenze in termini di privacy. Ora, se un SAPR tratta di operazioni specializzate per attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, dubbi non ce ne sono. Qua c'è un titolare del trattamento. Qua siamo nell'ambito dell'applicazione normativa, perché le finalità non sono esclusivamente personali. Quindi, per induzione, diciamo, non certo per certezza, cioè, vabbè, no, ma per conseguenza logica, ecco, diciamo, se abbiamo un SAPR c'è un trattamento dei dati personali, dubbi no, non ne avrei. Se invece abbiamo un aeromodello, dobbiamo capire, perché chiaramente l'impiego di creazionale o sportivo si apre a un'interpretazione un po' più chiara, perché l'impiego ricreazionale dovrebbe essere per finalità esclusivamente personali, familiari o tra amici, ricreazionali. L'impiego sportivo invece no, può avere anche qua un duplice impiego, insomma, perché se l'impiego sportivo prevede anche un trattamento dei dati personali, sicuramente si applica la normativa. Così come, torno indietro a quello che dicevo prima, per precisare meglio, quando parliamo dei SAPR, ovviamente ricordiamoci sempre che questi SAPR, in queste operazioni specializzate, attività scientifiche, sperimentazione o ricerca, trattino dati personali, perché se sto utilizzando un SAPR per fare georadar, per riprendere il terreno, probabilmente questo strumento importantissimo, tecnologicamente molto avanzato e via dicendo, ma non tratta dati personali, i dati sono anonimi. Va bene? Ma se di telecamere parliamo, o di cose di questo genere parliamo, poi anche qua ovviamente telecamere bisogna capire, perché ovviamente se faccio la fotografia aerea ad alta quota e magari sicuramente anche con un elevatissimo dettaglio, ma comunque con un dettaglio per il quale dalla quota nulla è consentito individuare anche ingrandendo l'immagine, vabbè, qua siamo in trattamenti di dati anonimi. Quindi, ribadisco, SAPR da un lato, aeromodelli dall'altro, trattamento di dati anonimi, trattamento di dati personali, finalità personali. Va bene? Bene. E su questo c'è qualche picco. Allora, la normativa sui droni è molto complessa. Tra l'altro non sono io lo specialista che è diciamo, in possesso delle competenze utili per affrontare questo tipo di materia, nel senso che io non sono uno specialista di droni, ma solo un conoscitore superficiale di una materia di grandissima complessità, però ci sono dei riferimenti alla normativa che è bene aver presente. Nel senso che sugli aeromodelli, all'articolo 35, c'è un'ulteriore classificazione perché
l'articolo 35 ci dice nel regolamento ERAC che sostanzialmente gli aeromodelli, diciamo, per spazio indoor o vincolati o con una classe particolare FAI, cioè praticamente quelli piccoli piccoli, non rientrano nelle previsioni del regolamento in toto. Se sono giocattolini, questi non rientrano nel regolamento, quindi non devo denunciare nulla, non devo fare nulla, ma questo non esclude, attenzione, che vi sia trattamento di dati personali nel caso in cui questo avvenga. Quindi il giochettino da 60, 80, 100 euro che compreremo, che abbiamo comprato a Natale, che fotografa e che comunque si può fare i suoi 50 metri e tranquillamente scavalcare una siepe e far la foto nell'abitazione delle persone, nei luoghi privati, è assolutamente un giochettino che tratta dati personali. Se è nell'ambito di finalità personali, si dovrebbe capire se c'è una violazione di natura penale. Se invece lo fa comunque, sarà pure un giochettino, ma lo fa un fotografo professionista per fare lo scoop verso la personalità dello spettacolo, lasciamo perdere se è lecito o illecita la foto, ma in termini di privacy e trattamento di dati personali. Quindi nel definire la tecnologia non è che possiamo totalmente dire ah no, ma se è aeromodello o se è sotto 1,5 kg qua è lecito, possiamo fare quello. No, io posso presumere forse che determinate cose sono state, hanno questo tipo di destinazione, ma in termini di privacy quello che interessa è qual è la destinazione effettiva e quindi il trattamento che viene svolto. E qua rivediamo un po' quindi questa ricostruzione generale per cercare di fare per insieme e sottinsieme come funziona, ecco, questo mondo, no? Il mondo dei droni di ogni tipo, dove ci stanno praticamente dai robot a giocattolini, poco ci interessa. Per rientrare degli oggetti, nel mondo degli oggetti che volano, il MAPR, che si divide nelle due parti, no? I SAPR e gli aeromodelli, dove i SAPR svolgono operazioni specializzate, attività scientifiche, sperimentazioni di ricerca o militari di polizia, eccetera, e sono attività sicuramente dove si applica la normativa, su questo dubbi non ne avrei, anzi non ne ho, sono sicuramente. Sugli aeromodelli si apre un mondo dove probabilmente ci possono essere finalità personali e questo non lo sappiamo. Soprattutto quelli particolari del comma 9 del regolamento, quelli praticamente sotto 1,5 kg, detto per sintesi, quelli probabilmente svolgeranno finalità personali, avranno una finalità personale, ma ribadisco, c'è un punto interrogativo, dipende dall'effettivo uso di questo strumento. Nelle slide non c'è in realtà un riferimento, e forse era bene farlo, siccome è una cosa comune che si vede normalmente, non avevo pensato di farlo, però adesso nella presentazione così mi rendo conto di questo, e bisogna quindi richiamare un attimo con attenzione appunto il disposto che avevo già citato dell'articolo 615 bis del codice penale, che punisce, sanziona con la reclusione le interferenze illecite nella vita privata delle persone e dell'azione condotta con mezzi di ripresa privata o visiva da parte di chiunque diciamo svolga questa azione di ripresa con mezzi di ripresa, scusate la ripetizione, visiva o acustica, la caratteristica ulteriore è che questa attività deve essere svolta nella dimora, nella privata dimora, nelle pertinenze della privata dimora, e che vi deve essere un'evidente finalità
nello svolgimento di questa attività. Ora, la sanzione tipica e aggravata è quella dell'investigatore privato che riprende con una macchina fotografica, con una telecamera, quello che avviene dentro una finestra o addirittura nasconde una telecamerina nascosta all'interno di una privata dimora. È chiaro che un drone può molto facilmente scivolare in una conduzione di un'attività di questo genere e come minimo scivolando nella violazione di domicilio, se non nell'articolo 615 bis, che è anche sanzionato pesantemente. Guardate che ci sono richiami già nel tempo introdotti dal garante della privacy su giurisprudenza sia di merito che di Cassazione, casi che non riguardano i droni, ma che sono per ragionamento logico estensibile ai droni, casi nei quali si è ritenuto che l'interferenza illecita si verifichi anche non solo se l'azione avviene dentro la privata dimora, ma anche fuori, ma tale da condizionare l'azione nella privata dimora. Un caso è stato quello delle riprese di un signore che contestava all'uscita, insomma lui abitava su una stradina di campagna, solo lui, un viottolo, in fondo al viottolo si metteva sulla strada e c'era una telecamera di un signore che aveva la casa sul viottolo. Allora questo voleva che venisse tolta la telecamera, il signore diceva no, la telecamera sta sul mio uscio per riprendere l'uscio di casa mia e per finalità personali. E il garante dice sì, effettivamente la finalità del signore è personale, quindi io non sono competente, non posso discutere la materia, però attenzione, perché ci sono diverse sentenze di pretori, giudici di merito, che dicono che nei casi in cui l'interferenza avviene anche al di fuori, ma tale da condizionare la vita delle persone, si applica il 615 bis. Ma c'è un caso addirittura molto molto più tipico, che riguarda prima dell'introduzione della normativa anti-stalking, quindi non esisteva il reato di stalking, perché oggi ci sarebbe reato di stalking, ma che è bene ricordare, che riguarda un signore che evidentemente separato, divorziato, non ricordo bene, con la moglie o ex moglie, il quale aveva l'abitudine di seguire la moglie ovunque andasse col cellulare e la riprendeva. Qualsiasi cosa facesse, la signora lui la seguiva, ovunque. Evidentemente la storia è andata molto a lungo, è chiaro dalla sentenza che ci sono stati diversi interventi di polizia, liti, questioni, e questo diceva, senti, io sono libero di riprendere col cellulare, vado solo nelle aree pubbliche, non vado dentro casa della signora, ma dove va la signora io la seguo. Oggi ci sarebbe un immediato intervento delle forze di polizia, un ordine del giudice di allontanamento, divieto di entrare nella zona vicina a quello della signora e, dati i rischi a questo punto di poca stabilità della persona, scatterebbe forse anche facilmente l'arresto. Ma all'epoca non c'era il reato e c'era il problema di quale reato si applica. Le forze di polizia possono andare lì, identificarlo, disturbarlo e quello il giorno dopo si ripresentava là. Siccome io ho fatto 20 anni di polizia, vi posso garantire che di casi di questo genere ce ne sono, non sono rari, casi di questo genere, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Fino a quando questo signore un giorno, tra l'altro ci fu un caso in cui la riprendeva in autobus, in cui intervennero le forze di polizia, ma non si è potuto far nulla, insomma un giorno segue sta signora e la signora entra in un negozio, compra delle cose, questo signore si piazza fuori, fa le riprese da fuori, insomma a un certo punto viene denunciato per interferenze illecite, ritenendo che la magistratura l'azione di ripresa, pur se avvenuta in luogo aperto al pubblico, di fatto interveniva sulla sfera privata dell'individuo. Sapete che c'è già giurisprudenza costante per cui la privata dimora non si esplica solamente a casa propria, ma l'armadietto, per esempio, dove si lavora, dove ci si cambia, costituisce privata dimora, tant'è che serve un decreto di perquisizione. Il datore di lavoro non può aprire l'armadietto del lavoratore.
il cassettino dove mettiamo gli ammenicoli personali è privata dimora. Addirittura c'è giurisprudenza per cui la pattina, la scrivania dove io lavoro, in sé per sé, non dove metto gli oggetti di lavoro, ma dove sotto magari ho la mia busta paga o la foto della mamma, questa è un aspetto, questo costituisce privata dimora, no? Quindi in quella logica là, questo soggetto è stato condannato in Cassazione dicendo che questo comportamento aveva influito aveva interferito sulla privata della persona, sulla privata dimora della persona, nonostante questa fosse ripresa in pubblico. Questo, guardate, è un caso limite, molto particolare, non sto a citare tutti i casi, ma con questo cosa voglio dire? Che in assenza di una normativa specifica, mi sembra abbastanza chiaro che l'abuso dell'uso dei droni in casi come questi farebbe scattare rapidamente e sicuramente l'intervento del giudice, prima della polizia giudiziaria e poi la condanna. Con questo io non voglio spaventare nessuno, perché se io non intendo fare questo non è un problema. Ma se riandiamo a guardare l'articolo 35 che prima ho riportato, leggerete che quando il regolamento prevede che i droni devono stare a distanza di almeno, mi pare, 70 metri da tutte le abitazioni e le aree abitate, voi capite che nel momento in cui io invece ho anche solo occasionalmente, non volontariamente, ripreso e disturbato la privata dimora di qualcuno, ragazzi, là scatta il reato. Là scatta il reato, mi spiego. Quindi il rispetto di questi limiti che ci sono per tutt'altro, per la sicurezza del volo, però di fatto rischiano di estendere l'ambito di applicazione della normativa. Bene. Sì, un richiamo molto rapido ai trattamenti per motivi di polizia. Sì, perché appunto era bene giusto ricordare che i droni sono ampiamente utilizzati anche dalle forze di polizia. Che io sappia, il primo caso interessante è avvenuto, non vorrei mai sbagliare se nel 2008 o 2010, quando ci furono i disordini in Francia, nei banlieue, e a un certo punto fu messa, diciamo, a fuoco tutta la periferia diciamo, di Parigi e delle grandi città, e la gendarmeria francese che, io penso un po' più avanti di noi, perché da noi ci siamo arrivati un po' dopo, utilizzò dei mini droni simulati da uccellini per riprendere le persone che si organizzavano per attaccare le forze di polizia. Quindi questo oggi è abbastanza, non voglio dire comune, ma abbastanza diffuso, sia nel caso di utilizzi di polizia giudiziaria, quindi per le indagini, e tra le esclusioni previste da questo codice, dal codice vi è anche l'articolo 13, quindi non c'è l'obbligo di informativa, evidentemente. Non è che devo informare una persona se ci sono indagini, se no nei casi in cui il codice di procedura penale prevede l'obbligo di informazione di garanzia, allora è disciplinato dal codice di procedura penale. Ecco, quindi in tutti gli altri casi, diciamo, mentre negli altri casi l'informativa è obbligatoria, dei droni per l'uso civile di cui parleremo dopo, invece se no per le forze di polizia l'informativa non è obbligatoria, anche se, credo poi lo vedremo dopo, lo rivediamo più avanti, ma l'uso, diciamo, l'uso, attenzione, che anche lo dicono i garanti europei, non so se in questo caso è riportato l'opinione in questa presentazione, ma lo ricordano i garanti europei. Attenzione, neanche le forze di polizia sono libere di poter monitorare indifferentemente tutto e tutti come capita. Non c'è il grande fratello della polizia. E quindi anche l'uso dei droni comunque è limitato, tanto che il codice della privacy in termini italiani, ma in tutta Europa è così, esclude l'ambito di alcune regole, ma se noi approfondissimo la materia scopriremmo che l'articolo 53 del codice della privacy dice, però, dice cara forza di polizia, attenzione però,
che se tu vuoi introdurre nuove tecnologie per questo motivo, devi fare una verifica dal garante, il garante dirà se lo puoi fare oppure no. Tant'è che nell'introduzione delle telecamere spallate da parte delle parti mobili per documentare i casi di ordine pubblico, le forze di polizia, la polizia di Stato, scusate, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dovuto presentare un'istanza al garante, una verifica preliminare che il garante ha autorizzato, ma con dei vincoli non da poco per le forze di polizia. Quindi neanche loro possono fare quello che vogliono. Però l'informativa, ovviamente, per attività di indagine, no. Ecco, ci siamo perché è una nuova materia, quindi sicuramente sospendiamo un attimo, 10 minuti e poi andiamo avanti. Grazie.